succede a Taranto, proprio davanti al tribunale. Un fatto davvero grave. L'avvocato Fedele Moretti, presidente dell'Ordine Forense di Taranto, dell'Ordine degli Avvocati, fa affiggere i manifesti proprio qui davanti, dinanzi al tribunale, in uno spazio non consentito, perché questi cartelloni non possono essere più usati a un mese dal voto. Ora ci sono gli appositi spazi elettorali riservati dal comune in cui si possono affiggere i manifesti. Qui non è consentito, è davvero grave, disdicevole, ma grave soprattutto che proprio il presidente dell'Ordine degli Avvocati faccia queste cose. E lui è candidato con Emiliano, con la lista CON, ed è candidato con Rinaldo Melucci, sindaco. Questa poi è proprio, no? Melucci che parla tanto di legalità, beh, certamente affiggere qui i manifesti non è un atto di legalità, tutt'altro. Quindi un motivo in più per non eleggere appunto Fedele Moretti. E come vedete i manifesti dell'avvocato Moretti sono affissi in modo illegale in vari punti della città. Un fatto davvero scandaloso. Non pensavamo di trovare la città piena di suoi manifesti in spazi assolutamente non consentiti. E non mi venisse a dire che lui non ne sa niente, che questi manifesti si sono trovati così per caso. Non penso che i manifesti evaporino, lievitino, e poi per opere e virtù dello Spirito Santo vengono affissi, guarda caso, proprio davanti al tribunale. Fedele Moretti, sai come si dice a Napoli? Acca nessuno è fesso, qua nessuno è fesso, fai meno il furbetto e, consentimelo, vergognati di questa violazione. Da te, presidente dell'ordine, non me l'aspettavo.